Deputate Selene Russi e all'ufficiale Andrea Marcolari. Deputate Deborah Fontana e all'ufficiale Fabio Pia. Deputate Beatrice Stroni e all'ufficiale Giorgio Lani. Gennaro Antonio Polanzo. Deputante Francesca Badaracco e all'ufficiale Giuseppe Gradino. Deputante Marta Savini e all'ufficiale Vincenzo Barbaro. Deputante Giulia Maria Fuggereo e all'ufficiale Daniele Colori. Deputante Claudio Albertini e all'ufficiale Umberto Pollo. Deputante Annalisa Muscoli e all'ufficiale Angelo Fratelli. Deputante Sara Di Bernardis e all'ufficiale Francesco Giannotta. Deputante Barbara Toselli e all'ufficiale Ruggero Lanciano. Deputante Elena Radaelli e all'ufficiale Valentino Luce. Deputante Francesca Ricosio e all'ufficiale Antonio Falco. Deputante Martina Maggioni e all'ufficiale Alessandro Salvatore.
Dante Francesca Viganò e allievo ufficiale Giuseppe Luis. Debuttante Selene Russi e allievo ufficiale Andrea Marcolari. Debuttante Deborah Fontana e allievo ufficiale Fabio Pia. Debuttante Beatrice Fiori e allievo ufficiale Giorgio Lani. Gennaro Antonio Polanzo. Debuttante Francesca Baracco e allievo ufficiale Giuseppe Gradino. Debuttante Marta Savini e allievo ufficiale Vincenzo Barbagallo. Debuttante Giulia Maria Fuggereo e allievo ufficiale Daniele Colorio. Debuttante Claudia Albertini e allievo ufficiale Umberto Pollo. Debuttante Annalisa Muscuri e allievo ufficiale Angelo Fratelli. Debuttante Sara De Bernardis e allievo ufficiale Francesco Giannotta. Debuttante Barbara Toselli e allievo ufficiale Ruggero Lanciano. Debuttante
abiti nel mio atelier per tutte le debuttanti, accompagnate dai cadetti della finanza di Bergamo, ragazzi stupendi, ragazze deliziose che hanno lavorato per parecchi mesi per arrivare ad essere veramente preparata come si deve, con questa insegnante meravigliosa, deliziosa, che le ha addestrate, sia i ragazzi che le ragazze. È la prima volta che partecipa e veste le ragazze? No, è la quarta volta. Abbiamo fatto per 2 anni qui in Villa Reale, la terza volta siamo andati a Villa d'Este, a Grand Hotel, dove abbiamo fatto l'ultimo ballo, ma eravamo legati alla Croce Rossa Italiana. Quest'anno invece è la Fondazione Zorzi che ha creato e costruito questo evento, che viene definito il primo ballo delle debuttanti, che poi seguiranno gli altri, naturalmente dopo il restauro della Villa Reale, perché dopo questo evento credo che la Villa Reale verrà chiusa, perché verranno fatti grandi restauri e diventerà un grande palazzo completo di tutto, mobili, arredi e via via. E allora senz'altro dopo 1 o 2 anni di lavori ci ripresenteremo con il secondo ballo che in fondo è Monza e Brianza. Abbiamo con noi l'insegnante dei partecipanti a questo ballo delle debuttanti. È stato difficile insegnare ai ragazzi? Era un pochettino complicato, perché come avevamo diciamo poco tempo e abbiamo provato molto con le ragazze ma poco con i ragazzi, abbiamo fatto un po' di fatica soprattutto le ragazze, ma devo dire che sono stati molto disponibili e molto brave, e quindi alla fine abbiamo ottenuto un stupendo lavoro e sono molto felice perché mi hanno regalato questa gioia di vedere comunque un ballo completo e ben fatto. Lei dove insegna? Io insegno praticamente alla scuola Teulier, organizzo coreografo del ballo dei debuttanti per l'Austro Italia Club e vabbè, sono un'ex ballerina, quindi... Mi chiamo Francesca Recrosio, vengo da Lissone, un paesino vicino a Monza. Questa è la mia prima volta che partecipo al ballo delle debuttanti, sono molto emozionata, speriamo che vada tutto bene. Come è nata l'idea di partecipare? Mia mamma mi ha fatto questa sorpresa, mi ha iscritto al ballo senza dirmi nulla e un giorno è venuto a casa e mi ha annunciato la sua idea e mi sono trovata spiazzata ma molto entusiasta di partecipare al ballo. Abbiamo con noi una coppia che partecipa al ballo delle debuttanti, penso sia la prima volta anche per voi. Sì, decisamente, la prima volta in assoluto. Non abbiamo esperienze in questo campo, per cui abbiamo lavorato molto per le prove, speriamo di fare bella figura, ecco, ci metteremo tutta. Come vi chiamate? Da dove venite? Io mi chiamo Alessandro, sono a Bergamo da 2 anni, però sono originario del Lazio, in particolare provincia di Frosinone. Io sono Martina, invece vengo da Inverigo, che è un paese da mezz'ora da Monza, e sì, è la prima volta anche per me, però diciamo che adesso c'è l'ansia, però dopo no, spero che non ci sarà. Posso confermare che è bravissima, lei ha avuto tantissima pazienza con me, ha fatto imparare tutti i passi oltre alla maestra di ballo ovviamente, però veramente lei in gamba, brava. Io invece in questo vestito mi sento veramente una principessa, è comodo, non va, cioè proprio fatto apposta anche per quelle magre come me, mi sa che lo userò per sposarmi.